Allora, siamo a 100 presso lo studio del dottor Calore Umberto. Il dottore ha gestito oggi un intervento con il Navinet, un intervento di chirurgia guidata dinamica. Chiedo qual è la sua esperienza, qual era la sua aspettativa. Diciamo che io probabilmente sono stato un attimo facilitato nell'apprendimento, perché avevo già visto gestire alcuni casi alcuni mesi fa negli Stati Uniti presso uno studio di un medico dove ero stato, e quindi sapevo già, avevo già visto il flusso di lavoro, la gestione delle mascherine che erano preparate prima, e quindi mi sono trovato facilitato. Quindi la mia aspettativa, io sapevo già cosa andavo incontro, che cosa dovevo fare. Poi chiaramente serve una curva di apprendimento per poter imparare a fare la chirurgia guardando in un monitor e non come me, che ho magari anni di esperienza, a guardare nel campo operatorio. Questo, diciamo, per me è la difficoltà, tra virgolette, maggiore che ci può essere nel gestire il caso. Però è anche vero che uno può certamente controllare il monitor, ma basta togliere l'occhio un attimo e ricontrollare sul campo operatorio, perché hai la completa visuale di quello che stai facendo, sia che lavori flapless che anche se lavori a campo operatorio aperto, come magari io preferisco. Cosa che purtroppo non puoi fare con la chirurgia guidata tradizionale, perché la mascherina, se non viene rimossa, non ti dà la possibilità di vedere esattamente quello che stai facendo. Perfetto, dottore, grazie. Penso che la sua esperienza sia stata molto importante, quindi verrà condivisa con i colleghi che vedranno questo tipo di video. Grazie e buon lavoro. Grazie.